Okay. Il sicomoro di Pordenone. A posto, iniziata. Buonasera a tutti dal Viano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. E un buonasera da Aaron Pettinari, vice redattore della rivista online. Buonasera a tutti 2000. Buonasera Aaron, grazie di essere qui. Buonasera, buonasera Alviano e tutti quanti gli ascoltatori. Un saluto anche a Rosario e regia. Ecco, alla trasmissione di questa sera ho voluto dare un titolo Italia 150 anni di guerra alla mafia, ma non solo alla mafia. Però questo soggetto non solo rimane un po' nascosto. Parlo di 150 anni perché i rapporti tra mafia e politica sono secolari, come è stato sottolineato una volta molto chiaramente dal giornalista Saverio Lobato, parlando di un primo eccellente delitto di mafia avvenuto nel 1893, che colpiva comunque una persona che aveva un incarico istituzionale, Emanuele Notar Bartolo, che era sindaco di Palermo, ma era anche dirigente generale del Banco di Sicilia. E all'interno del Banco di Sicilia cercava di fare un'operazione di pulizia per allontanare una serie di attività che venivano fatte all'interno, che favorivano persone di Cosa Nostra e indebolivano invece la banca e i cittadini che vi prestavano denaro. Un delitto avvenuto come mandante era un onorevole siciliano, anche questo, che aveva utilizzato manovalanza mafiosa, ma in realtà Raffaele Palizzolo lavorava da fuori, era comunque una persona non legata direttamente alla mafia, quindi la mafia lavora e collabora anche con altre forze. Questa sera con Aaron cerchiamo di approfondire un po' anche questo discorso di altre forze. Per esempio, nella strada dei Georgofili, in un articolo a tua firma, tu parli di un accadimento criminale ibrido oltre Cosa Nostra. E tra l'altro ci sono delle dichiarazioni del pentito Spatuzza che dice, proprio a proposito delle stragi nel continente, ci siamo portati dietro morti che non ci appartengono. Ecco, che cosa possiamo dire proprio nei riguardi di questa strage, quella dei Georgofili, che sembra che sia stata fatta una cosiddetta operazione sotto falsa bandiera, ecco. Questa è la definizione che quantomeno viene data dalla Commissione parlamentare antimafia, l'ultima, quella che ha visto come presidente Nicola Morra, quindi parliamo della scorsa legislatura. Attualmente ancora non c'è una Commissione parlamentare antimafia con l'attuale governo, e la commissione, in particolare il comitato che è stato diretto dal senatore Giarrusso come relatore, e ha visto anche la partecipazione di importanti magistrati come Gianfranco Donadio o anche lo stesso ex procuratore di Palermo e ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che comunque in quanto senatore ha partecipato ai lavori della commissione.
ha messo in evidenza quelli che sono una serie di elementi che erano già emersi nel corso dei vari processi e inchieste, cioè che probabilmente, molto probabilmente, per quanto riguarda la strage dei Giorgofili, ma non solo quella in realtà, perché anche le altre stragi hanno visto una cosiddetta partecipazione, cioè ci sono i presupposti per la partecipazione dei cosiddetti concorrenti esterni. Non solo mandanti esterni, ma anche figure esterne alla sola Cosa Nostra che hanno fatto le stragi. Questa è l'ipotesi accusatoria su cui sta lavorando anche la Procura di Firenze. Ricordiamo che c'è in questo momento nel registro di indagati non solo Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri come mandanti esterni, ma c'è anche Rosa Belotti, che è un soggetto il cui nome è stato fatto ovviamente non per la strage di Firenze nello specifico, ma per quanto riguarda sempre strage 93, la strage di Milano di Via Palestro. Il suo nome salterebbe fuori lì. Sono stati fatti anche degli interrogatori. Ma tornando a Firenze, ovviamente per quanto riguarda, hai citato Spatuzza. Spatuzza, per esempio, racconta che chiaramente dopo le stragi, finché c'erano state le stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma poi elementi in realtà ci sono anche lì di manine esterne che partecipano, comunque hanno a che fare con la strage, con le stragi, Spatuzza dice: in quell'ottica quelle morti dei magistrati erano nell'ottica di Cosa Nostra. Erano Quelle vissuti le come storici coordinette, nemici, ecco, diciamo in qualche esatto. modo. Esatto, invece quelle del continente no, non sono nell'ottica di Cosa Nostra, tanto che non ci appartengono più perché lì non solo si parla di colpire le opere d'arte, luoghi dove quindi il patrimonio artistico del nostro paese, ma addirittura vengono colpite persone innocenti. Accade ai Gergofili dove morirono anche due bambine, Nadia e Caterina Nencioni. Tra l'altro è accaduto a Milano, a Roma per fortuna non è accaduto, ma vennero colpite due chiese. Si sarebbero dovuti colpire dei carabinieri nella strage dell'Olimpico del 94, il fallito attentato all'Olimpico. Insomma, ci sono state una serie di situazioni su cui ancora chiaramente la magistratura sta indagando, ma che da sempre hanno mostrato, diciamo, un qualcosa di esterno oltre Cosa Nostra sulle stragi degli anni 90. Forse è sempre stato così. Prima ricordavi l'omicidio Notar Bartolo. Chiaramente la storia di Cosa Nostra, come ricordava Lodato, è sempre le mafie in sé, è stata sempre legata ai rapporti con il potere. Oggi si parla di sistema criminale integrato che in maniera molto più evidente che in passato. Ma questi rapporti sono sempre stati, il rapporto con la politica, con i settori dell'economia, della finanza e anche altri tipi di settori, perché poi quando parliamo delle stragi si parla anche di soggetti che possono aver avuto un certo livello diciamo così, reperire un certo tipo di materiale esplosivo. Ci sono, perché chiaramente nelle stragi sono state delle tracce di esplosivo militare, e quindi chi gliel'ha dato a Cosa Nostra quell'esplosivo militare? Il Sentex. Chi gliel'ha Certo. dato? Chi l'ha portato? Chi ha creato l'innesco? Sempre Spatuzza, in un'altra deposizione a cui ero stato presente al Borsellino Quater, dirà: tutte le volte che eravamo solamente noi, abbiamo praticamente fallito. Laddove non eravamo solamente noi, tipo l'attentato a Contorno, dove non eravamo solamente noi, invece abbiamo avuto il 100%, Successo. anche l'attentato all'Olimpico è fallito, ma dove non eravamo noi e basta, abbiamo colpito. Questo è un dato di fatto. E poi chi dirà, altro elemento, chi dirà a Cosa Nostra di colpire quei luoghi particolari, specifici, come il Padiglione d'Arte Contemporanea, il PAC a Milano, oppure i Giorgofili, gli Uffizi vicino lì a Firenze, o le due chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni Laterano. Cioè, che
Chi dà queste indicazioni? Altro dato ancora, chi è che ha suggerito a Cosa Nostra di deve indicare quelle particolari e particolari attentati, tutti gli attentati della stagione delle stragi tra il 92 e il 94, con una misteriosa sigla che si chiama Falange Armata? Insomma, sono tanti i misteri che ci sono. E quello che è venuto fuori dalla relazione della Commissione parlamentare antimafia è un avvalorare questo tipo di discorso, non solo per quanto riguarda ciò che alcune testimonianze che non sono state avvalorate nel corso degli anni dei processi, su alcuni soggetti che avrebbero sarebbero aggirati comunque nei luoghi di Firenze, con un Fiorino che fu un'auto, tra l'altro, utilizzata, l'auto utilizzata per l'attentato a Firenze nel maggio del 93, e anche quindi se ne sono andati a sentire diversi soggetti, tra cui appunto questi stessi testimoni del tempo, sono andati a risentire i collaboratori. Dai collaboratori è venuto fuori che addirittura c'è un buco spazio-temporale di fatto, esatto, tra il momento in cui un collaboratore di giustizia in passato, che è quello che tra l'altro ha portato anche alle condanne del 93, di alcuni boss nel 93, rispetto a proprio il trasporto di questo Fiorino, delle auto, si dice che erano partiti, a suo dire raccontava che erano partiti dopo la mezzanotte da Prato per arrivare fino a Firenze, di fatto dicendo che era finita la partita una partita di calcio. La partita di calcio era quella della finale di Champions League tra Milan e Olympique Marsiglia. Quella partita è finita sì tardi, ma attorno alle 10:30 della sera, diciamo così, 10:15, e di fatto è accaduto che non coincidono i tempi, c'è un buco di almeno 2 ore a cui non è stata mai data una vera spiegazione, e il sospetto forte, perché poi le perizie hanno detto questo, è che anche lì c'era un esplosivo di tipo militare. Il sospetto forte su cui consiglia di indagare la commissione parlamentare è proprio il dato che la carica possa essere stata rafforzata in qualche maniera, magari nel passaggio di mano di questo Fiorino a qualche soggetto vicino alle istituzioni, magari. Ecco, adesso apro una parentesi, visto che abbiamo parlato di Spatuzza come un validissimo pentito di mafia e anche un validissimo collaboratore. Queste forze oltre la mafia sembrano molto intenzionate anche ad indebolire l'istituto dei collaboratori di giustizia. C'è una grande pressione su una nuova normativa, su indebolire il 41 bis, sul carcere ostativo. Non pensi che sia proprio un tentativo? Perché ad un certo punto ci si può domandare, ma allora quale vantaggio ne può trarre una persona che decide di collaborare con la giustizia, a dire la verità, se non degli sconti di pena? Non trovi che ci sia anche questa finalità nelle operazioni che si stanno facendo in questo momento su questo tema, su questo settore? Sicuramente c'è, l'attenzione deve essere massima. Abbiamo rischiato per un pelo di veder dichiarato incostituzionale l'ergastolo ostativo. Dico abbiamo rischiato per un pelo, perché al momento è stato fatto un decreto legge da parte di questo governo che ha impedito, diciamo così, il peggio, adottando alcune misure che erano state già pensate dal precedente governo per far sì che in qualche maniera, diciamo così, si mettessero i paletti, comunque venissero mantenuti dei paletti alti affinché i boss stragisti, i boss non potessero uscire dal carcere neanche per un solo giorno, nel senso che non possano ottenere dei benefici
anche se fossero permessi premio o comunque l'opportunità di scontare la propria pena ai domiciliari. Questo è quello che c'è a rischio per quanto riguarda i diversi capi mafia, anche gli stragisti stessi, perché nel momento in cui la Corte Costituzionale avesse dichiarato incostituzionale la legge sull'ergastolo ostativo, ecco che addirittura i boss sarebbero potuti uscire a casa comodamente. Certo è che per quanto riguarda la legge, comunque questa legge, la legge in generale, in questi anni c'è un attacco che è immediatamente collaterale, che è proprio quello che ricordavi sui collaboratori di giustizia, perché nel momento in cui tu togli il vincolo o in qualche maniera riduci il vincolo che devi dimostrare a carico del mafioso, in questo caso, che non hai più a che fare con la famiglia di mafia, che non hai tutta una serie di cose, ma comunque dici che non c'è solamente il discorso, cioè non è per forza devi collaborare con la giustizia per forza, che noi sappiamo, perché ce lo dissero Tommaso Buscetta in primis, ma anche tantissimi altri collaboratori, che di fatto fuori dalla Cosa Nostra, fuori dalla mafia, si esce solamente in due modi: o pentendosi, cioè collaborando con la giustizia, oppure da morti praticamente. Questo è il quadro, cioè che praticamente si rimane sempre inseriti all'interno dell'organizzazione criminale, altrimenti non c'è dissociazione, non c'è altra via se non questa. E l'istituto dei collaboratori è una norma che era stata voluta fortemente da Giovanni Falcone, adesso nel corso degli anni è stata sempre via via più annacquata, e nel momento in cui si dà anche solo una piccola possibilità a qualsiasi boss mafioso di uscire dal carcere, di avere quindi la libertà condizionale o comunque dei permessi premio senza collaborare con la giustizia, ecco che quasi nessuno denunciava. La scorsa estate il sostituto procuratore nazionale antimafia Francesco Delbene diceva: con questa legge il rischio è che non ci sarà più un collaboratore, proprio perché non ci sarà più neanche la convenienza di collaborare. Ma non è che si parla di convenienza perché ci mettono qualcosa all'interno. Certo che ci bisogna stare attenti ai falsi pentiti che ci sono stati nel corso della storia e quant'altro, ma comunque bisogna dare atto e riconoscere che se non ci fossero stati i collaboratori di giustizia staremmo ancora parlando di qualcosa che non conosciamo, cioè quelle poche verità che conosciamo, che abbiamo, quelle verità che conosciamo sulle stragi, su fatti, misfatti e quant'altro, è perché ci sono stati collaboratori di giustizia, ovviamente accompagnati da indagini importanti di riscontro, le indagini della magistratura, le intercettazioni, tutto quanto quello che vogliamo, ma il sistema criminale si sta adoperando in maniera netta contro questo istituto, così come in maniera netta contro le intercettazioni, si vogliono sempre di più ridurre. E un dato non trascurabile è che proprio la legge sui pentiti era uno di quei punti del famigerato Pappello di Riina, insieme all'ergastolo ostativo, insieme al 41 bis, e quello che era tutto quanto legato al mondo del carcerario. Questo non può essere dimenticato. Il fatto che a 30 anni dalle stragi si rischia seriamente di compromettere questi tipi di istituto, e si parla di appunto di toglierli o comunque ridurli ai minimi termini, ecco che diventa grave, perché facciamo finta in questa maniera di non conoscere quella che è la logica criminale. Sempre restando ovviamente chiaro che la mafia si è evoluta, ha delle formule diverse, ha dei ragionamenti diversi rispetto a quelli di 30 anni fa. Magari le bombe si mettono, non si mettono più, o si pensa di metterle, ci sono dei progetti di morte ancora in corso, o comunque sono stati, e si ricorda che le mafie non dimentica, però magari si aspetta il momento più opportuno. Non c'è la campagna stragista di un tempo, ma questo non significa che Cosa Nostra, l''ndrangheta, la camorra, la Corona Unita non siano altrettanto pericolose, o che appunto, e su questo forse bisognerebbe insistere, che il sistema criminale non sia forte. Cioè noi dobbiamo interrogarci sul perché le mafie esistono ancora da 150 anni, che tipi di rapporti hanno avuto nel corso del tempo, forse con qualcosa che appunto non era solamente un rapporto di organizzazione criminale. Certo, e per chiudere questo punto che abbiamo aperto, proprio recentemente c'è una figura di quello che dovremmo chiamare in questo caso
un testimone di giustizia, Angelo Niceta, che è un imprenditore dell'alta borghesia palermitana, che però si trova in grandissima difficoltà si trova in grandissima difficoltà in quel diciamo, sistema di protezione che lo Stato gli ha offerto, ma che però non sta mantenendo. Sì, il caso di Angelo Niceta è sicuramente un esempio che si può portare come tanti altri. Di recente anche c'è stata tolta la scorta, per esempio, a Pino Masciari o Esatto. altre cose ancora. C'è stata una relazione di Piera Aiello che denunciava proprio sui testimoni collaboratori di giustizia. È stato fatto un lavoro da parte sempre della Commissione parlamentare antimafia, Piera Aiello, ma la zia di Rita Atria, che è anche lei appunto testimone di giustizia, che ha riportato delle cose agghiaccianti, ma anche altri magistrati hanno ravvisato questo problema. E guardate che testimone di giustizia, collaboratore di giustizia non sono la stessa cosa, sono due cose diverse. Però entrambe queste formule, diciamo così, in questo momento sono fortemente sotto attacco. E allora si dice spesso bisogna denunciare, ma se poi dopo non si riesce come istituzioni, come Stato, a mantenere, diciamo così, a garantire la sicurezza al tempo stesso, non solamente quella proprio fisica personale di persone che comunque in base alle dichiarazioni che fanno a quel punto entrano nel mirino delle organizzazioni criminali, ma anche proprio a garantirgli un futuro di lavoro, di poter restare nel proprio territorio a lavorare, mi riferisco ovviamente ai testimoni di giustizia, non ai collaboratori, quindi ex mafiosi. Testimoni di giustizia è un'altra cosa, proprio un altro tipo di istituto. E loro vogliono poter semplicemente continuare a lavorare nel proprio territorio. Ecco, tutte queste cose, se uno Stato è serio, le garantisce e in questa maniera lancia anche un messaggio ai tanti che eventualmente si mettono a voler in qualche maniera collaborare, a parlare, a raccontare le cose che vivono, a denunciare quel malaffare, quelle situazioni che si trovano a vivere, di continuare su quella strada, perché se io do un messaggio anche a chiunque subisce un tipo di violenza, se io sostengo determinati istituti, è ovvio che favorisco la collaborazione con la giustizia, favorisco l'essere testimone di giustizia, altrimenti rimarrebbe il vincolo, diciamo così, di omertà, spesso rimarrebbe quel vincolo di omertà che viene, tra virgolette, utilizzato dalle criminalità organizzate proprio per mantenere il proprio potere nei territori. Io invece devo spezzarlo questo Esatto. schema, questo modo. Se però non riesco a proteggere, non riesco a garantire la sicurezza né l'economia di queste persone, di testimoni di giustizia, ecco che diventa un problema serio. Cioè, allora il messaggio che passa non è denunciate. L'esempio non è quello di Libero Grassi, ma è un altro. Per fare un esempio, per restare sul campo degli Certo. imprenditori. Ecco. Adesso, ritornando a queste figure, a quelli che alcuni collaboratori di giustizia o anche dei magistrati venivano percepiti come gli invisibili, adesso emergono, specialmente in un paio di processi, quello Gotha, quello 'Ndrangheta stragista a Reggio Calabria, condotto dal PM Giuseppe Lombardo, dei potenti, dei profondi agganci dei sistemi, diciamo, criminali con la massoneria e non soltanto anche con la massoneria che in qualche modo è stata messa fuori legge dalla legge Anselmi ancora nel 1.
nel 1982, se non ricordo male. La P2 continua a lavorare, non solo la P2, ci sono delle massonerie che stanno stringendo forti rapporti con le mafie italiane per un reciproco sostegno, un reciproco aiuto. E quindi tutto un insieme di figure. E, da questo punto di vista, secondo te, come si stanno ottenendo dei risultati? Stanno emergendo i volti e le funzioni di queste logge segrete? Ma per fortuna ci sono inchieste come quelle che hai citato prima che hanno svelato l'esistenza di questa situazione. Da qualche anno a questa parte si sta raccontando, il problema è sempre informativo, come ricorda spesso il procuratore aggiunto Lombardo di Reggio Calabria. L'informazione è che spesso si dice che, per esempio, per quanto riguarda l'Ndrangheta, si parla di 'ndrangheta e si ragiona solamente come l'organizzazione criminale mafiosa calabrese. Non è solamente questo, dagli anni 70 la 'ndrangheta ha compiuto un salto, nel momento in cui sono state create delle organizzazioni interne, chiamiamole così, in realtà è stata creata, per esempio, negli anni 70 è stata creata la Santa. La Santa è diciamo quella dote che veniva data ai mafiosi 'ndranghetisti, a certi mafiosi 'ndranghetisti, che da quel momento ottenuta la santa, entrando all'interno della santa e quindi facendo sempre varie cariche all'interno della santa, ottenendo varie doti, salivano di livello e potevano intrattenere rapporti con componenti oltre l'andrangheta, componenti anche delle istituzioni, componenti della massoneria. Adesso, questo accadeva, è iniziato negli anni 70, ne stiamo parlando oggi, si è iniziato a parlare da qualche anno di quello che è stato, oggi sono state raccolte delle prove, degli elementi, anche con dichiarazioni importanti come quella del Gran Maestro del GOI, Giuliano Di Bernardo, ex Gran Maestro del GOI, che ha raccontato per esempio che negli anni 80, quando lui Il era GOI è il Grande Oriente Grande Oriente d'Italia, d'Italia, sì, perché bisogna dire innanzitutto che la massoneria non è che è la tutta massoneria calda. ufficiale, diciamo. C'è una massoneria ufficiale, c'è una massoneria, cioè non è illegale la massoneria, e sono, o meglio, dovrebbero essere illegali le cosiddette logge coperte. Il problema c'è nel momento in cui Di Bernardo sostiene e si stanno avendo varie prove, svariate prove di persone che dicono che le logge coperte sono esistite e continuano ad esistere. Che non solo, addirittura ci sono testimonianze di logge coperte che erano emanazione della P2 di Licio Gelli. Cioè, quindi significa di fatto che nonostante la legge Anselmi abolisse, avesse distrutto in teoria sulla carta la P2, la propaganda 2 di Licio Gelli, così non era, perché fondamentalmente questa loggia di fatto magari con un'altra veste ha continuato a operare nel nostro territorio e magari non solo. E È un ricordiamo, tassi. scusa, ricordiamo che aveva 982 iscritti ufficiali la P2, Sì, tra forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, forze appartenenti alti gradi dell'esercito, eccetera. sì, furono tra l'altro ritrovate a Castiglion Fibocchi, dai magistrati Turone e Colombo, questa lista nell'ambito tra l'altro di un'indagine che riguardava il banchiere Sindona, anche lui iscritto alla P2, quindi indagando su una cosa se ne scoprono addirittura un'altra e quell'elenco di nomi, poi si dice che c'è anche... Non era completo, che comunque c'era anche una serie di nomi di tipo non nota, incompleta, quindi gli iscritti a livello completo non si sono mai trovati, sono scomparsi dei documenti
che si trovano per esempio in Uruguay, sono stati prelevati dalla CIA, dove Gelli aveva trascorso, diciamo, il periodo di latitanza. Poi ancora c'erano state anche, sempre secondo quanto dichiarato Di Bernardo, che questa lista completa sarebbe stata offerta a destra e a sinistra per, diciamo, cercare nel tentativo di Gelli di rientrare all'interno del GOI, e lui avrebbe rifiutato, così come altre figure. Certo è che Licio Gelli, fino a un determinato momento, è stato l'assoluto protagonista della nostra storia, e stava anche per essere protagonista, ad esempio, di quella famosa, oltre ad essere stato un depistatore in base al mandante delle stragi, dice la corte, della strage di Bologna, di fatto lo accusa di essere stato il mandante di quella strage. Anche se è deceduto, non si può fare un processo per il morto, però gli elementi che sono emersi nell'ultimo processo fanno ritenere, insomma, abbastanza verosimile, tutto questo. Addirittura, ci sono ombre per quanto riguarda i rapporti di Gelli, sicuramente anche fino ai primi anni 90, sulle stragi stesse. Licio Gelli fu indagato, è uno degli indagati all'interno dell'indagine Sistemi Criminali, che fu condotta a Palermo e poi archiviata, e molte di quelle indagini sono poi confluite nel processo 'Ndrangheta stragista, cioè, ovvero c'era tutto quanto un settore di potere che stava cambiando, e all'interno di questo potere figuravano insieme le mafie, le massonerie, compresa la PP di Gelli, la servizi, diciamo così, eversori. Eversori di destra, diciamo, componenti dell'eversione nera, di destra, che tutti insieme appassionatamente avrebbero cercato, insomma, in qualche maniera di condizionare le nostre istituzioni, il nostro Stato, portando anche a quella logica stragista che poi avverrà, così come era avvenuta nel tutto il corso della nostra storia con le varie stragi italiane, con condizionamenti continui e ripetuti e tentativi anche di golpe, che hanno visto un trasversale collaborazione tra poteri, diciamo così. Arrivando, concludo sul discorso della P2, perché per quanto riguarda, non solo della P2, delle massonerie, intendevo, per quanto riguarda Di Bernardo dice anche una cosa molto interessante, cioè, ovvero che negli anni 80, per l'appunto, la stragrande maggioranza, in base a quello che aveva appreso tramite altre vie, che l'80% delle logge massoniche calabresi erano infiltrate dall''ndrangheta, infiltrate barra controllate dall''ndrangheta. Allora, se è questo il livello a cui le organizzazioni criminali sono arrivate, e non era solamente in Calabria, ma anche in Sicilia, soprattutto nelle zone del Trapanese, comunque, ripeto, anche in altre zone d'Italia ci sono questo tipo di rapporti alti ed altri, anche più o meno nascosti. Allora, a questo punto, noi possiamo liberamente domandarci che cosa effettivamente è diventato questo sistema criminale, di che livello parliamo? Ecco, io a volte il problema, torno a dire, è, come diceva Lombardo, è un problema di informazione, perché non ci rendiamo ancora, parliamo delle mafie come organizzazioni criminali semplici, quando invece sono fenomeni molto più complessi di quello che crediamo, proprio in virtù di quel potere, il rapporto con il potere che hanno sempre avuto e che è stato sempre sottovalutato. Ecco, diciamo che al momento abbiamo anche lo Stato, le istituzioni non stanno dimostrando di avere molte armi per combattere questi fenomeni. Potremmo dire che il Parlamento latita quando non mette i bastoni tra le ruote. I governi sono espressioni del Parlamento e quindi sono sulla stessa lunghezza
d'onda di questo atteggiamento assolutamente tiepido, vi sono comunque delle figure dei magistrati che invece si dimostrano autentici difensori dei valori costituzionali. E in qualche modo abbiamo nominato un attimo fa Giuseppe Lombardo, in Calabria possiamo ricordare Nicola Gratteri. Se ci spostiamo e andiamo in cerca di qualche altro magistrato, possiamo trovarli a Firenze, li possiamo trovare in Sicilia nella figura di Nino Di Matteo, Sebastiano Ardita. Ma sono magistrati che si stanno dimostrando assolutamente incorruttibili ed inarrestabili. Pur tuttavia, ecco, alla fine del nostro incontro, io ti prometto sempre mezz'ora dopo, andiamo oltre. Ci sono dei magistrati nei riguardi dei quali comunque non ci si arrende nel cercare di fermarli, come è successo ultimamente con la famosa loggia Ungheria, nei quali si è cercato di prendere dentro il magistrato Sebastiano Ardita, che è un consigliere togato del CSM in questo momento. Ecco, come vedi questa azione nascosta in questo momento nei riguardi di queste figure? Ma sicuramente hai citato è ovvio che determinate figure, proprio in virtù della loro grande integrità morale, della loro storia, di quello che hanno fatto e che potrebbero anche fare da qui in avanti ancora per quanto riguarda proprio il disvelamento di questi sistemi criminali, è ovvio che sono personaggi scomodi. E in quanto scomodi si cerca in qualche maniera di fermarli o comunque di delegittimarli. Un tempo si faceva con le bombe, magari si fermava, oggi si punta moltissimo sulla delegittimazione, che è come accadeva comunque anche in passato, perché ricordiamo per esempio che Falcone, prima di ucciderlo, all'attentato alla Daura, dissero pure che si era messa da sola, voglio dire. E in quell'ottica lui parlò di menti raffinatissime che si nascondevano dietro a quel tentativo di attentato. Siamo anche a un livello lo stesso, ugualmente sopraffino, nella misura in cui si tirava in ballo, si era cercato di tirare in ballo tramite un soggetto alquanto discutibile come Piero Amara. Di tirare in ballo Sebastiano Ardita in rapporti deviati come quello di una fantomatica loggia Ungheria, dove si sarebbero decise, anche le nomine, all'interno, del Consiglio Superiore della Magistratura, altri tipi di affari, addirittura tirando in ballo svariati nomi. Quando è palese che questo non è assolutamente vero, c'è cioè una calunnia bella e buona, e di fatto poi da questo caso, questa situazione, si è aperto tutto quanto un procedimento nei confronti dell'ex magistrato di Mani Pulite, Piercamillo Davigo, nella misura in cui fu lui uno di quei soggetti che disse quantomeno a figure come il vicepresidente CSM Ermini, interessò varie figure istituzionali di avere diciamo, delle dichiarazioni che faceva Amara e anche di questo possibile coinvolgimento Coinvolgimento. di Ardita nella loggia. In particolare, lui chiaramente parlava dei verbali di Amara e all'interno di questi verbali si faceva questo riferimento.
La situazione è sicuramente grave anche perché, così come raccontato dal magistrato Di Matteo, è ovvio che tutta questa situazione dei verbali di Amara portò a un grande scossone all'interno del CSM e anche potrebbe essere visto tranquillamente come un tentativo di condizionare le scelte del CSM stesso, che comunque Isolano sicuramente ardita. E anche Di Matteo per certi versi. Quindi è chiaro che si cercò in qualche maniera di colpire questi due magistrati, colpire le attività che venivano svolte all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura in maniera diversa. Adesso appunto c'è un processo in corso per quanto riguarda il Consiglio Ardita, proprio per questa divulgazione di atti che erano coperti da segreto istruttorio. Di fatto, al di là, lui si appella al fatto che, come consigliere togato, la legge direbbe che lui non è soggetto all'estensibilità per quanto riguarda alla non estensibilità per quanto riguarda queste cose. C'è un processo in corso, bisognerà vedere come va a finire. Il dato sicuramente certo è che Ardita non c'ha nulla a che vedere con la loggia Ungheria. Questo è un dato di fatto che è incontrovertibile a nostro avviso, proprio perché le dichiarazioni che fa è già Amara, stato dimostrato in qualche modo. Le dichiarazioni che fa Amara sono assolutamente campate in aria, non c'era assolutamente un buon rapporto tra Tinebra e Ardita. Tinebra, altro ex magistrato, sarebbe stato coinvolto in questa loggia Ungheria. Non combaciano i tempi, non combaciano proprio, esatto, le cose che dice Amara, non combaciano in alcun modo. Quindi da questo punto di vista assolutamente non c'è ombra di dubbio. Ecco, in qualche modo questa grande lotta che comunque continua ad esistere all'interno di quello che è uno dei tre poteri cardini della nostra democrazia, cioè la magistratura, che insieme a governo e a Parlamento forma la terza gamba del nostro apparato costituzionale, diciamo, è l'istituto forse in questo momento più preso di mira, proprio per la presenza di soggetti invece altamente affidabili, altamente fedeli alla Costituzione. Allora, sono le 19:13, io Aaron ti ringrazio moltissimo delle informazioni che ci dai, invito gli ascoltatori a seguire le pagine della vostra rivista online, seguitissima, ma più sono le persone che leggono e si informano, più il cittadino riesce a farsi un chiaro quadro di quanto pesa il suo voto, quanto è importante che lui abbia vera conoscenza. Ecco, allora un grazie a te, l'augurio di un buon lavoro, ad un risentirci. Insieme a te ringraziamo anche Radio Saius che ci dà voce, ci dà sempre uno spazio per queste informazioni che sono importantissime e che molto poco si sentono nei nostri media mainstream. Grazie Aaron. Grazie, grazie a voi. Ecco, da Alviano Appi dell'Associazione Promozione Sociale il Sicomoro, quindi un buonasera, a un risentirci per le nostre prossime interviste e vi auguro una buona continuazione sugli ascolti di Radio Saius. Un buonasera a tutti. Autogestito a cura dell'Associazione Culturale il Sicomoro di Pordenone.